Un bel gol, il primo segnato qui ad Arezzo e poteva essere il viatico per una vittoria, non è arrivata, però anche il pareggio con questo Rimini, Rimini visto nel secondo tempo, può essere considerato comunque un risultato positivo. Ah, sicuramente dare continuità al risultato dell'altra volta, alla vittoria dell'altra volta, è un segnale positivo per dire che siamo sul pezzo, che vogliamo comunque cercare di fare un campionato importante. Poi ovviamente a volte ci riusciamo, a volte no, bisogna sicuramente guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che dove non si può vincere è importante non perdere, e quindi andiamo avanti così. Sicuramente sappiamo che nel secondo tempo non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, nel senso che non siamo stati bravi come magari nel primo tempo lo siamo stati, e quindi sicuramente domani la guarderemo, la analizzeremo, cercheremo di non ripetere più gli stessi errori. Che cosa è successo nel secondo tempo? È tornato fuori il Rimini o vi siete un po' distratti voi? Ma non saprei dirti adesso. Così a caldo non ti so dare un perché, ma sicuramente domani lo analizzeremo e vedremo il perché, i motivi di un secondo tempo. Secondo me neanche dire brutto, perché brutto è esagerato, secondo me non abbiamo fatto bene quello che avremmo potuto fare, ecco, sicuramente, perché comunque poi la partita è stata fatta, nel finale soprattutto abbiamo anche rischiato di vincerla con un palo, siamo stati anche un po' sfortunati, però sicuramente avremmo potuto far di più in certe situazioni, e domani la guarderemo, adesso è troppo a caldo per dare un giudizio al secondo tempo. C'è poco tempo poi per riposare perché arriva la partita di venerdì. Ma infatti bisogna, sicuramente domani la guarderemo, ma già da martedì voltare pagina, perché venerdì c'è un'altra battaglia importantissima che è Sestri Levante.